Hola Pepeños, che tal? Prima di iniziare questa nuova lezione, finalmente sì, devo accettare la sfida di una di voi, che è Esmeralda, che su Instagram, su Twitter, su Facebook e su YouTube addirittura mi ha chiesto di contare da 1 a 100 in un solo minuto. Non ne sarò mai capace, ma ci proverò. Se anche voi volete lanciarmi una sfida, vi ricordo di scrivere i commenti qui sotto con l'hashtag PeppeSfida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, no, 98, 99, 100. Vabbè, è un minuto e 06 più il tempo di fermare. Passiamo alla lezione. Oggi Pepeños, bando alle ciance, vediamo il futuro. La formazione è molto molto semplice, perché basterà aggiungere all'infinito del verbo la desinenza, che sarà identica per tutte e tre le coniugazioni. Quindi al verbo amar aggiungeremo la desinenza. Quindi amar, amare. Comer, comere. Partir, partire. Quindi conserviamo semplicemente l'infinito così come lo abbiamo e gli aggiungiamo le desinenze che vi dirò adesso. Prendiamo in esempio ormai il famosissimo verbo hablar. Hablaré. Hablarás. Hablará. Hablaremos. Hablaréis, hablarán. Quando lo usiamo, facile. Lo usiamo come in italiano per parlare del futuro e qualche volta anche per fare delle supposizioni. Ma passiamo ai verbi irregolari che cambiano la radice durante la coniugazione. È un elenco di molti verbi che vi metto comunque nel box informazioni qui sotto, dove vi metterò anche gli esercizi che se vi va potete svolgere. E sempre, se volete che io ve li corregga, vi ricordo che potete mandarmeli o via mail, che trovate qui sotto, come sempre, oppure tramite messaggio privato sulla mia pagina Facebook, Io Soy Pepe. Ok? Benissimo. Alcuni verbi irregolari, per esempio, sono decir, che diventa dire, oppure haber, che diventa avré, oppure hacer, che diventa haré, oppure venir, che diventa vendré. Si no has estudiado, ¿qué le vas a decir al profesor? Nada, le diré que no he estudiado. È la prima frase che mi è venuta in mente, ma ok, è per comprendere il concetto. Io vi aspetto qui, su questa sedia, in questa camera, in questo stato meraviglioso che è il Kuwait, per la prossima lezione di spagnolo e nel frattempo, durante l'attesa, vi ricordo che potete comunque sempre condividere tutti i miei video per far crescere la nostra community di Pepeños che si amano e si lovano a vicenda. Quindi Pepeños, io vi aspetto qui per il prossimo video, muchas gracias por ver este video, hasta luego! Thank you.